210 milioni di aiuti ai produttori europei per coprire i danni legati all'epidemia di E. coli. L'intervento deciso dall'Unione Europea incontra già le critiche dei lavoratori del settore, in Spagna in particolare, dove i danni ammontano quasi il doppio degli aiuti previsti a livello europeo, sale il malcontento. In totale, nell'immediato, abbiamo un budget di 210 milioni di euro dedicato a questa misura. Questo aiuto permetterà di indennizzare i produttori per il periodo dal 26 maggio fino alla fine di giugno. A quel punto valuteremo se rivedere la cifra. Secondo le prime stime, il budget stanziato riuscirà a coprire circa il 40-50% delle perdite effettive a livello europeo. Intanto le autorità tedesche si difendono dalle accuse. Al momento dei primi test, un batterio simile a quello che ha fatto ormai 25 morti era effettivamente stato incontrato in un campione di cetriolo. Gli esami successivi hanno chiarito che la malattia non è arrivata dal vegetale, ma il giallo sulla sua origine resta.